Grazie Eccellenza. Il diritto all'abitazione si inserisce nella dimensione di una tutela su più livelli dei diritti, che coinvolge, oltre il livello internazionale rappresentato dalla CEDU, il livello europeo rappresentato dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia. A livello statale questo diritto è riconosciuto spesso come un diritto sociale, lasciando al legislatore ampia discrezionalità di intervento, ma molto spesso non soddisfando il bisogno abitativo e non in linea con una lettura maggiormente garantista del diritto all'abitazione che emerge dal contesto europeo. Il diritto all'abitazione è sancito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, l'articolo 25, come gli istanti anche hanno citato. Non è espressamente sancito nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. La Corte di Strasburgo ha in diverse occasioni riconosciuto il diritto all'abitazione attraverso l'interpretazione estensiva dell'articolo 8 della CEDU, che garantisce la tutela della vita privata e familiare e del domicilio. È invece espressamente previsto dalla Carta Sociale Europea, approvata dagli Stati membri del Consiglio d'Europa, soprattutto nel testo revisionato nel 1996. Numerose sono le questioni connesse con l'esercizio del diritto all'abitazione. Infatti esso rappresenta un importante presupposto alla libertà, al lavoro, alla famiglia, alla salute, alla sicurezza e al benessere. Così come il diritto all'abitazione dipende largamente da diversi fattori, quali la disponibilità e l'accessibilità dei terreni, l'acquisto degli stessi ad un prezzo equo, il diritto delle persone a scegliere dove vivere, la pianificazione di spazi abitativi pubblici nel PRG, ad esempio, così come da una politica dei redditi equa. Dai dati del 2019 a San Marino, la maggior parte delle famiglie possiede una casa di proprietà, per il 77% di cui la metà di questi ha la piena proprietà. Il 44,7% delle famiglie possiede una casa di dimensione tra gli 81 e i 120 metri quadri e il 26% delle famiglie occupa la propria abitazione da 1 a 5 anni. La media europea esprime marcate differenze tra gli Stati membri, ma poco più della metà della popolazione europea risiede in un'abitazione di proprietà, con quote che variano dal 51% della Germania al 97% della Romania. In alcuni paesi, per quanto riguarda invece l'incidenza delle spese abitative sul reddito, in alcuni paesi la percentuale di popolazione con spese abitative che ammontano a più del 40% del reddito disponibile è marginale. Malta, ad esempio, è schiacciata dal peso, diciamo, del mutuo, dal peso del costo della casa, su una popolazione del 3%. Paesi invece come Danimarca e Germania hanno tassi vicini al 15%, mentre in paesi come Grecia e Bulgaria quasi il 40% della popolazione utilizza la metà del reddito disponibile per coprire i costi di abitazione. Dai dati generali si possono osservare problematiche più marcate. Infatti l'aumento dei costi per le abitazioni può rivelarsi particolarmente ostacolante per alcune categorie, come ad esempio quella dei giovani, precludendo il loro ingresso nel mondo del lavoro, sempre più mobile e trasfrontaliero. Se il problema abitativo in Europa colpisce particolarmente alcune categorie come giovani, persone affette da disabilità e stranieri, possiamo dire che a San Marino il problema è più sentito tra i giovani e le persone in stato di indigenza economica. Il concetto di abitazione deve essere interpretato come diritto sociale e responsabilità pubblica, legata alla capacità di dare una risposta alla domanda abitativa da parte del mercato immobiliare. L'housing ricopre un importante ruolo nel campo delle politiche sociali, soprattutto se considerato sotto una prospettiva di incentivo all'integrazione nel mondo del lavoro, oltre che come servizio, come scopo abitativo per chi ne ha bisogno. La richiesta agli istanti della revisione della normativa sull'edilizia popolare ci trova da questo lato concordi, perché la norma oggi sull'edilizia sovvenzionata residenziale ha molti problemi e deve essere modificata, affinché l'abitazione venga considerata un bene sociale per dare alloggio alle famiglie che ne sono prive e in condizioni disagiate.
Con questo scopo, Rete da tempo sostiene la necessità di un piano casa che potrebbe prevedere un'immobiliare pubblica che interessi anche gli istituti bancari, che acquisisca gli appartamenti disponibili e li assegni a riscatto alle famiglie che hanno i requisiti consoni. Questa misura rafforzerebbe l'economia e potrebbe rendere liquidi una parte degli NPL e creare nuova occupazione. Un piano casa. Questa misura, insieme a misure per gli affitti e le compravendite, specialmente indirizzato a giovani e single, potrebbe essere un volano fondamentale per la ripartenza del comparto edilizio in crisi dal 2008 e che ancora non è del tutto ripreso. Un progetto che, come detto, comporta il rapporto tra diverse tematiche, quello che ho detto sopra, e che sicuramente non è un progetto di immediata attuazione, ma con un buon lavoro di revisione della situazione normativa, dell'edilizia popolare e il rapporto con le parti sociali, potrà essere portato a compimento a beneficio di un sistema paese attento alle esigenze dei propri cittadini. Continuo a parlare di diritto all'abitazione, cosa molto diversa, a mio punto di vista, dall'inalienabilità chiesto dagli istanti, che invece potrebbe avere aspetti anche negativi, su cui è necessario invece ragionare. Pensiamo ad esempio alla possibilità che una persona abbia truffato lo Stato, ad esempio, e abbia lasciato dei debiti verso esso. Un domani, se questa persona ha intestato l'abitazione, non potremo andare a confiscare il bene per recuperare almeno la liquidità persa dallo Stato. Quindi qualche ragionamento in più in merito a questo serve e occorre assolutamente farlo. Il punto che richiede la fornitura delle utenze minime di base, a mio avviso, è sensato, anche alla luce di quello che è accaduto in questi ultimi tempi, per cui per motivi di lavoro alcune famiglie hanno perso appunto il lavoro e si sono trovate nella condizione temporanea di non dover poter pagare le bollette, quindi questo aspetto può essere fondato. Si può prevedere, come già fatto, ad esempio una riduzione, ma non il totale distacco delle utenze, come succede ad esempio nella vicina Italia. Dunque la scelta di elevare l'abitazione a diritto fondamentale è pienamente condivisibile, ma ci sono aspetti dal nostro punto di vista non condivisibili, come appunto l'inalienabilità, ma deve rientrare in una politica più ampia che lega i temi come la valorizzazione del territorio e la definizione dei requisiti economico-sociali per diritto. Quindi la posizione del Movimento Rete, per i motivi che ho detto, in alcune parti concordiamo, in altre meno. Grazie Eccellenza.